Miei Padawan, corridori e appassionati di sgusci, bentornati. Avviate i repulsori, disattivate AdBlock e lasciate un bel mi piace. Conosci un'altra lingua? Aiutami con i sottotitoli. È sufficiente premere la rondellina, selezionare la lingua parlata, quindi scrivere il testo. Non preoccuparti, non serve farsi carico di tutto il lavoro. Sarà un gioco di squadra reso possibile dall'intera community. È abbastanza una riga a testa per tagliare insieme un nuovo e grande traguardo. Ma a proposito di competizioni, parliamo oggi dei Pod Racer, apparsi in Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma e tradotti in lingua italiana con il nome di Sgusci. Il Pod Racing è una pericolosa competizione sportiva a bordo di veicoli a repulsioni noti come Sgusci o Pod Racer. Le gare sono popolari su molti pianeti tra cui Malastar, Kerghas, Terron, Cantonica e Tatooine. Famosi tracciati su cui veicoli personalizzati sfrecciano a velocità potenzialmente mortali. Non è facile descrivere generalmente gli sgusci a causa della loro eccessiva personalizzazione che li rende unici l'uno dall'altro. Le uniche componenti comuni sono la cabina di pilotaggio monoposto, i cavi di controllo in steel tone, l'accoppiatore di energia e le prese di aria. Tuttavia, persino tali elementi possono differenziarsi parecchio da un modello con l'altro, sia in dimensioni che in estetica. Per facilità esaminiamo i due sgusci più famosi, quello di Sebulba, da molti considerato imbattibile, e quello di Anakin, vincitore della Bunta EV Classic. Il giovane Skywalker è tra i pochi esseri umani ad avere i riflessi necessari per competere nelle gare di sgusci. Infatti il pod racing è uno sport generalmente praticato da alieni e, per questo motivo, tenderà a sparire in un impero umano-centrico, poco incline allo svago di altre specie. Sebbene il pod racing con il tempo divenga più raro, durante la guerra civile, in alcuni circuiti dell'orlo esterno, si vociferava di un campione umano. Al contrario, con la formazione della Nuova Repubblica, lo sport viene bandito a causa della sua natura troppo pericolosa. Ciononostante, il pod racing persiste, diventando un simbolo del pianeta Batuu e dei settori limitrofi, lontani dal controllo del nucleo centrale. Tornando invece al 32 BBY sul pianeta Tatooine, lo sguscio di Anakin, assemblato con pezzi di scarto, è tra i più veloci e maneggevoli mai costruiti. Se il veicolo di Sebulba può raggiungere gli 829 km/h, quello di Skywalker ha una velocità massima di 947 km/h. Il primo motore è stato costruito con i rottami di un veicolo distrutto, mentre il secondo è stato acquistato dai Jawa. Anakin ha poi aggiunto le triple prese d'aria frontali, optando per una lunghezza e delle dimensioni contenute. Infatti, rispetto a quello di Sebulba, il suo sguscio è più minuto, nonché più corto di mezzo metro, per un totale di 7 metri di pura velocità. Persino il sistema di alimentazione a iniezione esclusiva è unico, progettato dal giovane Skywalker per una maggiore risposta dei motori. Al contrario, Sebulba fa uso di uno speciale combustibile e ha armato il suo veicolo per neutralizzare legalmente gli avversari. Tra le armi note c'è un lanciafiamme, uno sparachiodi e un disgregatore ionico. Per creare le corse di sgusci, George Lucas si ispirò alla gara con le bighe del Colossal Ben-Hur. Infatti, secondo alcune annotazioni storiche, anche in Star Wars il pod racing ebbe origine da antiche competizioni, con mezzi trainati da animali, rimpiazzati poi dai motori a repulsione. Per altre informazioni, Star Wars Star Pilot, Star Wars Galactic Atlas, la Visual Encyclopedia, Ultimate Star Wars, nonché l'Enciclopedia dei Caccia Stellari e altri veicoli. Come sempre, tutti i link sono in descrizione. Io sono Emilio Valotti, lasciate un bel mi piace e che la forza sia con tutti voi.